dovremmo essere in video, giusto? Questo qui è il primo video su questo canale, quindi questo qua ci guarderemo questo video di BB Block. Poi vi lascio il link in descrizione del suo canale e anche del video. Adesso lui farà una porta con la chiave, vediamo come la fa. Allora, oggi costruiamo una porta con una chiave. Ma non lo so, ma mi sembra un po' strano che la posso fare. Aspetta, non è HD però. Abbassa un pochino. 720. Penso che vada bene. Allora, sì. Allora, una porta con la chiave. Vediamo un pochino che resto, che meccanismi ci sono. Allora, 3. Quindi ci serve un po' di spazio per costruire. Quindi mi imbasto 3. Poi, vediamo un pochino. Allora, per adesso sembra facile. Però sembra strano, tipo, è semplice. Ok, sarà difficilissimo, lo so io. Ormai dicono questi qua, dicono che è semplice e poi è difficilissimo. Però vediamo allora. Ma che sto facendo? Strano questa cosa. Vediamo con la chiave, nel senso mi sembra strano, ok. Tutti così. Ah, con la chiave forse con l'hopper stai dicendo. Con l'hopper già lo conosco. Però vediamo come si fa. Che sapevo che esisteva questa cosa, non sapevo come si faceva. Restand. Ok, già quasi finito. Ma quanto dura sto video? Ah, 2 minuti. Ok, dobbiamo vedere più di un video. Poi, ok, copriamo tutto. Vediamo, facciamo vedere. Possiamo lì con i tappetini, giusto? Ah, per farlo. Ok, ricordati dov'è l'hopper. Ok, dove si trova l'hopper, giusto? Facciamo finta che tanto nessuno se ne accorgerà. Ok, adesso dobbiamo mettere un nome a un oggetto. Possiamo fare che tipo per la chiave serve tipo, non lo so. Un diamante, per niente, poi ci mettiamo il nome e poi cerchiamo tipo Diamond Gamer chiave. E poi come fa? Ah, qui c'è l'hopper. Gliene mette uno? Ah, ok, devi riempirlo, messo così, in questo modo. E poi ok, adesso dovrebbe funzionare tipo in questo modo. Ah, e poi ovviamente poi si collega alla casa, giusto? Ecco, connettiamolo con le porte. Bella idea però, la cosa è bella che poi solo quell'oggetto, senza di avere lo stesso nome, è quell'oggetto, quindi difficile. Proprio una sicurezza, e vabbè, ma che è sta cosa? Ma a cosa servivano quei repeater che aveva messo? Non è che serve così tanto per collegare le due porte di ferro, almeno per quanto sapevo io. Copialo, va bene, tanto lo devo fare. Sto solo vedendo come lo fai, poi vediamo se è facile. Dove, ma che è? Per collegare una porta su Minecraft si fa tutto sto caos. Vabbè. Allora, ok, done, perfetto. Ah, ovviamente per uscire non servono le chiavi. Ok, casa, allora ecco la sua chiave. Bello, mi piace. E stai aperto solo per pochi secondi. E praticamente tipo solo se hai quell'oggetto preciso con lo stesso nome si può aprire. È davvero molto bello. Ah, ovviamente. Bello, così tipo con gli amici possono entrare, i miei amici no. Bello. Ok. Bellissimo video. Vediamo un altro, sempre di lui. Quindi, BB Blocks. Questo serve. Ertufano, vediamo questo. Vediamo. No! Togliamo. Guarda, un segreto, basta fare così, invia. La pubblicità si toglie, vero? No, non si toglie. Bla 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 bla. Wow, ok. Ah, quella nell'end. Ok, però qualcuno lo conosce, io me lo conosco, ma non lo so come si fa. Livello 30 in 60 secondi. Allora, l'isola dell'end qua in questo punto. Un lava, quanto dura questo? 4 minuti, sono proprio poco, durano pochi segni, bravo. Ok, fino ad arrivare al void, basta. Poi acqua, ah, così si fa tutta la pietra, ok. Per scendere, ovvio, se no come scendere, in modo veloce per scendere, bella idea. Ah, invece di piazzare un blocco, va così, ok. Poi, c'è niente, penso che sto qua che stia, ah no. Non è proprio obbligatorio le foglie, non so perché. Va bene. 128 blocchi, ma quanto è grande sta farm? Schippiamo un pochino. Vabbè, velocizzato, meno male. 2 stack, vabbè, bravo. Perché dobbiamo usare le foglie? Mi sa che non è la farm che conosco.
Perché se dobbiamo fare le foglie mi sembra strano. Ok, costruiamo la farmola. Allora, quindi prima di tutto penso che lo circonderanno. Che cos'è? Non è una farm di Enderman allora? Davvero facile, vediamo. Potrà essere facile, ma forse non è bello. Allora, cesto, cesto, cesto. Ma perché 100... Oh, 9 oppe, ma quanto sarà grande questa farm? Ma non è che ha tanto tempo a farci vedere la farm, ci mancano 3 minuti. E ci fa 9 oppe, vediamo. Ovviamente ho l'immagine del mio profilo su YouTube, ovviamente questa qui è momentanea, appena troverò uno adeguato metterò quella. Ok, la parte sopra è completata, ok, la parte sotto, ho letto male, ho corretto male. Ok, siamo già quasi finito, ma sei ancora appena iniziato, com'è quasi finito? Quaranta blocchi? Ah, allora sì che la farm di Enderman, aspetta. Andiamo, aspetta, allora. Ah, beh, 40 blocchi per tutto, no, vabbè, ma quanto vetro costa? Beh, ovviamente mi farò pure di cobblestone, ma il vetro è più bello. Usa qualunque blocco che ti piace. Immaginavo. Secondo me conveniva farselo con bordelli, tanto è un tutorial. Ah, questo il vetro levigato, Steiner, qual è? Non mi ricordo. Ok, una piattaforma fa spawnare, ma chi? Enderman? Va bene, vediamo. Allora, ovviamente solo perché negli slab non possono spawnare, se lo sapete. Non so se lo sapete. 14 blocchi su ogni lato, ok. Tutto. Ok, così, tipo, a me questa qui la farm mi ricorda un po' la mob farm dall'alto. Sì, è la mob farm dall'alto, ma nell'end. Sì. Gigantesco, vabbè, usa stone. Vabbè, ah, qui si deve obbligatoriamente fare la stone, o forse è che ci vuole di meno. O la cobblestone, vabbè. Vabbè, un lato. Già è spawnato un enderman, mi sa che è proprio quello. Costruisci velocemente gli altri. Come facciamo velocemente? Sento siamo in survival. Quanti enderman, forse ho capito, ecco. Ho capito perché fa 30 livelli al minuto. Guarda qua. Boh, già lo sapevo io. Così praticamente i mob pensano che quella lì non si cade in quel blocco, quindi cadono sotto. Ecco, sono caduti, li avete visti? Poi ci devo mettere. Ah, l'endermite lo conosco. Ecco, dobbiamo intrappolare un endermite. Non so come possono fare in survival, ma vabbè. Forse con... non lo so. Questo qui è il modo più facile. Vabbè, giusto, basta che ti teletrapporti là fino a che non spawna e poi lo blocchi là, giusto. Anche io sono un po' intelligente. Ecco. Ok, fai un pochino di enderpearl fino a che non ti spunti. Ancora non è spuntato, ma quanta fortuna c'ha. 12 volte ci ha provato e gli è spuntato. Ci devi mettere un nome perché sennò poi despawna. Poi lo fa entrare. Solo la farm non funzionerà, è così importante, ok? Stai impazzendo, aiuto! Ok, adesso... Ah, guarda! Ma non sapevo che erano attratti, ma non così tanto. Adesso distruggi la terra, vero? Sì, rimuovila. Vediamo... Guarda! Guarda qua, pazzesco! Ho capito perché la farm è più veloce. Vabbè, quanti ce ne sono? Proviamola. Che spada c'ha? Weaving Edge. Ok, con questo tipo di spada, che ovviamente siccome gira, così fa ancora più velocemente. Ok, farò i livelli super facilmente. Vero, bellina questa farm, la potrei replicare, anche se non era molto facile. Poi quello con la chiave mi è piaciuto molto molto. Oh, vabbè, 3 secondi già. 3 secondi già a livello 30. Livello 30 ci vuole un bel po'. Solo 60 secondi veramente. Livello 30. Vabbè. Praticamente penso che. Oh no. Ok, basta. Non voglio comprarmi un nuovo divano. Allora, ragazzi, questo video è durato un po' meno, ma è un video più come primo video di questo genere, va pure bene. Spero che vi sia piaciuto, ovviamente dovete lasciare un like e iscrivervi al canale, ciao! E anche io al primo canale, vi metto un sacco di link in descrizione oggi.